Sei andata a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, conta e cammina. Ringraziamo Don Ciotti di essere qua a Genzano e volevamo farle qualche domanda. Intanto partire dal fatto, dalla constatazione che secondo noi appunto la mafia non può essere più considerata un'entità fisica geograficamente localizzata, ma appunto si parla di mafie al plurale e soprattutto come nome comune, non più come nome proprio, perché la mafia è un'entità ormai pervasiva in molti ambiti del paese e anche qua vicino nel nostro territorio. Pensiamo ai tanti beni confiscati appunto nel nostro territorio e pensiamo anche a quello che è successo al comune di Fondi. Secondo lei appunto parlare di mafie al plurale è giusto? Beh, noi l'abbiamo gridato in questi 15 anni che bisogna parlare al plurale e trasversare il nostro paese, non solo il nostro paese. Dobbiamo essere attenti e vigili verso qualunque forma di illegalità, di corruzione, di violenza criminale. Le mafie ci sono, penetrano pur con una velocità di trasformazione e di cambiamenti nelle fessure dei vari contesti. Non c'è territorio che possa dichiararsi esente. Dobbiamo trovare gli anticorpi per poter reagire e questo deve essere un impegno veramente di tutti. Mi rivolgo ai ragazzi diciottenni, ma mi rivolgo anche a noi adulti. È la libertà, l'impegno che ci affida la vita. La vita ci affida un impegno a tutti e questo impegno che ci affida la vita è la libertà. Allora vi prego, questo vale per tutti, vale per me. E lo auguro a tutti voi, di non dimenticarci che siamo al servizio della libertà. E il primo compito che ci assegna la vita è di impegnare la nostra libertà per liberare chi libero non è. E allora hai ragione, la Costituzione nasce da quella liberazione, da quelli che hanno lottato per liberare il nostro paese, usare la nostra libertà per liberare ieri come oggi chi libero non è. Ecco, noi siamo una web radio, il web ha portato parole come comunità, condivisione, scambi, relazioni, ecco, queste le parole del web. In questo senso, secondo lei, internet può essere uno strumento utile proprio per creare un fermento sociale, culturale che possa contribuire a una formazione di un'opinione pubblica più preparata e più sensibile? È uno strumento formidabile, è uno dei nuovi strumenti. Dobbiamo sapere utilizzare nel modo giusto tutti questi strumenti che la tecnologia ci offre. Oggi dobbiamo sconfiggere un grande peccato, tutti insieme, che è il peccato del sapere, che è la mancanza di profondità. C'è troppo sapere di seconda mano, per sentito dire, l'ha detto la televisione. No, dobbiamo creare una coscienza, una conoscenza, un sapere, dei saperi, però che in profondità. Abbiamo bisogno di verità oggi, non si costruisce giustizia senza ricerca della verità. E la verità, oggi devo dire che un po' di inquietudine c'è, perché il tentativo per salvare le vicende personali di qualcuno nel nostro paese di imbavagliare parte della nostra informazione, questo mette a rischio la democrazia del nostro paese. Meno informazione vuol dire meno partecipazione e vuol dire meno democrazia. Libera vuol dire libertà, vuol dire legalità. E legalità è il rispetto e la pratica delle leggi. Non basta rispettarle, bisogna metterle in pratica. Sono troppi quelli che oggi parlano di legalità e poi la calpestano, la deridano. Sono troppi, sapete, che hanno scelto la legalità sostenibile, che vuol dire malleabile. Se mi conviene rispetto le regole, se non mi conviene non rispetto le regole. Noi siamo qui questa sera per dirci con umiltà, ma anche con forza, che nessuno svuoti del loro valore, del loro significato, queste parole.
che nessuno le usi, né celebri né bandieri. Allora libera la L è libertà e legalità. Ma c'è di più, la legalità è un'esigenza fondamentale della vita sociale. Ma c'è di più, è un'esigenza fondamentale della vita sociale per promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune. Ecco la legalità. Ecco, per concludere, opere culturali come Gomorra, sia il film che il libro, come il film come Cento Passi, le canzoni comunque che parlano di questi argomenti, ecco, come possono influire nel discorso pubblico, appunto, per il ricordo, per la memoria e per parlare comunque di questi argomenti? Ecco, se la cultura può avere un ruolo e quale ruolo ha o può avere? L'arte, la cultura, la musica, il cinema, i libri, lo scrivere, sono strumenti importanti, la radio. Io provo solo gratitudine per chi fa questo. Dobbiamo dire grazie. E nessuno dica che ha dato cattiva immagine all'Italia il libro Gomorra. Gomorra ha fatto conoscere a 3 milioni di lettori una verità difficile, scomoda, provocante, ma è una verità. La libertà è, o meglio, vorrei dire che la vita ci affida un impegno. L'impegno che ci affida la vita è la libertà. Usiamo la nostra libertà per liberare chi libero non è. Radio Libera tutti è proprio un modo anche per portare conoscenza, per liberarci e per liberare. Grazie mille. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra. 100